Il gol altrettanto meraviglioso di Lisi, l'infortunio di Gori che a momenti, insomma, costa davvero caro, La parata sulla linea la un'altra volta parata di sulla linea di Booker. Booker. Ma Abbiamo avuto sì. davvero in una partita tantissimi episodi che hanno determinato poi questo pareggio. Un pareggio che si può definire, penso, positivo, ma che io prendo le parole in prestito di Marcolini perché secondo me ha fatto un'analisi veramente eccellente del Sì. campionato. Ha detto Marcolini al termine della partita, Marcolini al termine il tecnico del Chievo, ha detto una cosa, secondo me, una grande verità. Questo campionato, a parte il Benevento, aspetta un colpo da parte di qualcuno. Noi si sperava che fosse il colpo del Pisa col Chievo, il Chievo sperava di fare il colpo al Pisa, ma in realtà siamo tutti in È attesa vero. che succeda qualcosa, perché la classifica, 3 punti dai playoff, 3 punti dai playout, è esattamente la fotografia di questo Se campionato. torniamo su, tra l'altro, con l'articolo, vedremo anche che c'è la foto della coreografia della curva nord Maurizio Alberti, proprio per ricordare i 21 anni della morte, della scomparsa prematura di questo grande tifoso, da cui poi è stata presa appunto il nome della curva. Una cosa doverosa, dato un altro degli episodi, se vogliamo, delle storie da raccontare, anche nelle storie di Certo. questa partita. Che poi in realtà il discorso dei tifosi è un discorso importante anche da fare verso Empoli Pisa, ma poi ne parleremo. Allora, intanto chiedo anche alla regia se ci fa vedere un po' di immagini dubbie, perché le voglio chiedere anche a Simone, che un po' di moviola, arbitraggio se ne Sì. intende, quindi mi sembra la persona giusta per fargli questa domanda. Sono due immagini. La prima è questa posizione irregolare di Giaccherini, si vede proprio che ha il busto, il braccio avanti a quello dell'ultimo difensore che è. Mi sembra Benedetti. Benedetti, appunto, il 33, appunto, perché poi vedo che c'è anche Caracciolo, ma un po' più avanti rispetto a Benedetti. C'è questo lancio del compagno, Giaccherini in alto a destra dell'inquadratura è quello più avanti. Ovviamente c'è la posizione ininfluente dell'altro attaccante, che credo sia proprio Maggiorini che poi farà gol. In questo momento è parte non attiva, no? E l'altro fotogramma invece è quello del tocco di mano. O del presunto tocco di mano, il meglio che si può vedere è questo. Sembra più che altro un tocco, qualcuno dice di schiena. Io dico che se fosse stato di schiena, per quanto mi riguarda, la palla avrebbe preso poi un'altra traiettoria dopo il tocco, l'avrebbe sbattuto in basso. Per me lo prende col braccio, col retro del braccio. Però vabbè, possiamo fare un discorso su queste due, sfumiamo anche Si l'inquadratura. vedono un po' Simone, male, si vede male Sì. soprattutto questo, perché è il meglio possibile di Peccato. queste. Allora, Vado con la. per quanto riguarda la prima situazione, ovvero il fuorigioco da cui parte poi l'azione che successivamente crea l'occasione da gol, sì, quello è fuorigioco, si vede tracciando la linea del campo, i piedi sono praticamente quasi in linea con Benedetti, si vede però il busto è Tutto in esposto. avanti. Esatto, quindi in Esatto. quel momento. Ma la cosa più grave, secondo me, che non si vede da questa immagine, è che il guardalinea in realtà è in una posizione ottima, È cioè è in vero. linea con Benedetti. È proprio Quindi quello è un errore. proprio un errore di valutazione. Cioè, lì comunque anche nel dubbio tiri sulla bandierina perché effettivamente te lo vedi che è partito prima rispetto al movimento di Benedetti. Quindi non capisco onestamente il motivo per cui il guardalinea non ha optato per quanto riguarda il fuorigioco. L'altra, purtroppo ti dico, non è rigore perché con la circolare C'è comunque di un quest'anno. commento che va smentito, perché Checco dice che il braccio non conta sul fuorigioco, in No, realtà conta assolutamente, anche quello, 100%. qualche Sì. anno fa non contava, però Esatto. adesso conta anche il Ora conta braccio. tutto, tra l'altro c'è al vaglio la possibilità che il prossimo anno, Michele, ne avevamo parlato, Sì, ritorni esatto, la famosa luce, no, tra luce. i due giocatori, però è ancora al vaglio, ancora la vedremo poi a giugno quando usciranno le Anche circolari perché secondo me, relative. se posso permettermi, davvero c'è. Cioè, allora, voglio dire, il VAR già aveva messo una parola fine almeno a queste cose, invece si ritorna. Vabbè, secondo me davvero, cioè, prendiamo un metro e questo. Anche secondo Sì, me è una sì, però sciocchezza, ragazzi, cioè, assolutamente. se non finiamo più. Mi sembra che si tornerà prossimo al concetto di luce, che Sì, ma allora è inutile sì. avere il Siamo VAR, perché poi proprio. se no. Ma Per quanto infatti. riguarda la seconda situazione, purtroppo ti dico, Michele, non è rigore perché con la nuova regola che è stata fatta proprio a detta proprio Ado. degli arbitri, è stata fatta ad hoc per evitare che i difensori o la squadra difendente, perché non è detto bene, la squadra difendente
debba giocare con le mani tagliate praticamente, in quel momento lì praticamente la posizione del giocatore, la posizione del braccio e il movimento sono in una maniera tale che non è volontario, non trae vantaggio, non vuole trarre vantaggio, per cui non sarebbe rigore nemmeno al VAR. Poi ci sono tante piccole interpretazioni, però di fatto c'è da dire che la regola nuova prevede che la squadra in attacco è sempre e comunque fallo quando prendono la palla di mano. Per la squadra difendente c'è la posizione del braccio che deve essere sopra la spalla, la mano deve essere sopra l'altezza della spalla, deve comunque protendere verso il pallone, deve trarne vantaggio e soprattutto deve essere scoordinato rispetto al movimento del corpo, cosa che invece... Però c'è un'altra situazione che secondo me andrebbe analizzata, e io sono contento che il Pisa ha fatto ricorso per la squalifica di Sordimo, perché... Ma è un altro degli argomenti di cui parleremo, quindi sì, se volete ce lo teniamo un attimo. Lo possiamo anche tenere dopo, tanto vabbè, allora c'è tutte quante le attenuanti di quel fatto. Volevo chiedere questo, cosa allora, ne pensiamo? Ne chiediamo dopo, ne parliamo dopo. Tanto chiedo un commento sulla partita rapida anche a Gabriele. Poi volevo parlare anche degli arbitri. Calma, si dice tutto. La partita è un po' claudicante oggi. La partita, se... Poi scusami, perché sul giudizio della partita, se voglio dare un assist a Gabriele, io nella cronaca ho detto che domenica per l'ennesima volta abbiamo visto tre squadre in campo. Io questo lo metto perché onestamente sta diventando un po' troppo sono d'accordo. Dai Gabri, vai, tocca a te. Sono d'accordo. Scusami. No, ma io, sono ognuno giustamente anche la componente arbitrale la giudica per quello che vede. Io ho ascoltato molto volentieri tutta la tua disamina, che è quella tecnica e che è quella che conta. Io per esempio, molto più semplicemente, ogni tanto mi piacerebbe che arbitrasse il buon senso, cioè il calcio di rigore che te chiedi per il fallo del numero 6 del 16 del Chievo, che è di spalle in contrasto con un giocatore. Cioè, io un rigore del genere io non lo darei mai, anche se per sbaglio toccasse di braccio, per dirti. Cioè, il fuorigioco è quello, si torna al discorso di Saverio, e il VAR c'è, cioè, una cosa in cui funziona, che è il fuorigioco, è una cosa matematica. Torna, e quindi ora, se rimettete la luce, mi dovete spiegare di quanto è questa luce: 20 centimetri, 30 centimetri, 40 centimetri. Quindi anche quello poi è un discorso che andrà affrontato. Detto questo, spogliando la partita di questo, hai fatto secondo me un'ottima figura contro una squadra completamente matta, che se becca la giornata vince col Benevento, se becca quella sbagliata perde col Livorno. Mi sembra abbia preso un 75% di giornata positiva, perché li ho visti bene in campo e soprattutto anche negli effettivi li ho visti belli pericolosi. Mi avevano descritto un Giorgiovic impresentabile, quando è entrato al posto di Meggiorini per conto mio ha fatto un'ottima partita, ha sfiorato anche un po' di volte il gol, gol del vantaggio, e anche quindi poi ha battuto il nostro gol, sì, ma a parte quello è casuale, sono andati tutti su tutto il pallone lì, purtroppo ne ha avuta peggio Stefano, anche se insomma anche Giorgiovic è stato 5 minuti a terra, sembrava un pugile suonato, l'hanno provato due volte ad alzare e due volte si è rimesso giù, quindi vuol dire che la botta è stata forte per entrambe. Gli episodi da gol sono stati più per il Chievo, perché Gucher ha rifatto una parata, noi giochiamo due portieri vestando Deograzia, poi c'è stato un paio di miracoli di Gori, c'è stato il piattone sbagliato, un rigore in movimento da Giorgiovic alla fine del primo tempo, insomma noi abbiamo avuto l'occasione di Lisi e un paio di Masucci, però poi fondamentalmente direi sì, quella di Marconi è uscita di poco. Io penso che alla fine il punto sia da prendere con tutto il buono di questo mondo e riprepararsi per la partita di Empoli. Ok, allora vediamo di a questo punto, visto che avevate anticipato questo tema, facciamo rapidamente in bocca al lupo a Stefano Gori, mandando magari quello che poi è stato il bollettino medico, il giocatore che insomma si è fatto male alla fine della partita, poi è stato trasportato all'ospedale, ha passato la notte in ospedale e alla fine è stato dimesso, è tornato già mercoledì ad allenarsi, quindi tutto a posto per lui. Consentitemi di dire quello che ho già detto su Facebook, ovvero che secondo me trovo abbastanza immorale chi ha fatto la foto e l'ha, in un momento in cui veniva anche medicato e l'ha propagata su vari social, da WhatsApp passando per Facebook. Chi l'ha fatto si deve vergognare, infatti poi
parlato anche con il calciatore l'altro giorno, ma anche ringraziato. Al Pisa ha dato fastidio questa cosa, evitiamo di fare questo tipo di fotografie. Magari capisco che la gente magari ha un po' di mania di protagonismo, però insomma si può anche evitare, ecco, ma si può anche evitare. Se c'è la salute nel mezzo, se ci sono momenti di, no, di tensione, di emozioni, cioè non ha proprio senso, sono d'accordo con sì. te. Ma poi soprattutto oggigiorno che ci vuole la patente anche per soffiarsi il naso, bisognerebbe mettere una patente anche per usare social, perché bisogna stabilire se chi ha fatto la foto è quello che poi l'ha postata, perché è lì no, bisogna... non è quello che l'ha postata, allora è una cosa diversa, perché questa foto è partita da qualche parte, è arrivata da un'altra parte, anzi, quello e che qualcuno... l'ha postata poi era mortificato, vabbè. Ho capito, però è mortificato dopo, cioè E a me, sai, le lacrime di coccodrillo sono quelle cose che piacciono poco. Cioè, io penso che non ci voglia una deontologia professionale o 32 lauree per capire che una cosa del genere deve rimanere privata. Secondo me, cioè, che poi sarebbe sbagliato anche per tra i giornalisti. Una persona fare una cosa del genere, no? Ma lì subentra la deontologia. Io ti sto parlando di uno che non è giornalista e, come hai detto te, magari crede di vivere i 5 minuti di fama, e invece da famoso diventa famigerato, che poi il passo è breve sotto quel punto di vista lì. Allora, a questo punto parliamo della squalifica di Soddimo, una tegola squalifica per 3 giornate. Andiamo a fare il punto della situazione, motivo per intanto l'ammonizione per protesta nei confronti degli ufficiali di gara, e poi espulso per avere al 14 del secondo tempo calpestato volontariamente il polpaccio della Merzello. Volontariamente se l'ha inventato. Secondo me, infatti, il ricorso penderà su questo. Sulla parola volontaria. Probabilmente, non so anche Saverio cosa ne pensa. Abbiamo dato anche noi stamattina questa notizia sulla Nazione. Ora qui c'è la ripresa su Sesta Porta. Penso che 3 giornate sono tante dal punto di vista tecnico, nel senso che è una mazzata per il Pisa che aveva trovato in Soddimo. Quel giocatore in grado di levare completamente il livello tecnico del centrocampo. Io mi ricordo la prima partita che ha giocato in casa, ne parlavamo anche con Simone, avrà fatto giocare meglio tutti quelli intorno a lui, sia dal punto di vista tecnico sia dal punto di vista temperamento, che è stato un po' troppo probabilmente nella partita di domenica, perché effettivamente ha preso un giallo, un rosso nel giro di pochi, giallo oltretutto anche quello assolutamente evitabile. È una bella mazzata secondo me, perché il Pisa non ha un ricambio simile, nel senso dal punto di vista tecnico, perché sì, c'è Minesso, però magari è un altro tipo di giocatore, poi c'è Siega che è completamente un altro tipo di giocatore, quindi un rifinitore come lui effettivamente ci faceva comodo. Visto che abbiamo anche fatto un notiziario noi col giornale, poi non so domani come l'hai immaginata, magari te lo chiederò più avanti. Magari si cambia il modulo, forse. Io pensavo di che si potesse cambiare il modulo, mettere un 4-3-2-1. Oggi hanno giocato, il Pisa ha fatto un allenamento a porte chiuse. Quando quindi, ci sono le porte chiuse significa che magari c'è qualcosa in corso, vediamo. All'Arena ha fatto allenamento a porte chiuse perché non si è allenato a Sapiragrado, ma all'Arena proprio per coprire le sue carte. E quindi magari ci aspettiamo qualcosa, un albero secondo di Natale. Secondo me usa il doppio trequartista. Un 3-5-2, un albero di Natale, un 4-3-3, vediamo cosa. Oppure un 3-5-2. Lo so. Potrebbe anche essere. Posso dire di Soddimo? Sì, Aurora poi secondo me, Gabriele senza nulla togliere al giocatore, che piace molto a tutti per il suo temperamento, forse è entrato nella partita con un piglio troppo aggressivo, perché quel giallo che diceva anche Saverio, cioè il primo giallo, è l'unico, che poi mi sembra poi c'è stato il rosso diretto, è stato proprio proprio non ci voleva, è stato un po' sciocchino, possiamo dire così, insomma, perché è andato a litigare, discutere con l'arbitro quando l'arbitro poi non aveva tirato, non aveva preso decisioni, quindi deve essere volata qualche parola di troppo, e quelle sono quelle cose che ovviamente non può capitare, non è che sto mettendo la croce a Soddimo, però quello lo poteva proprio evitare. Sì. E su invece il secondo fallo, francamente io questa volontarietà, ma si vede dalle immagini che non può essere volontario, che lui cerca di, nella foga di avanzare, realizza un pestone, ma perché si trova nel correre, nel scattare in avanti, trova la gamba del giocatore. Quindi volontario... Allora, secondo me,
un pochino involontaria, però vediamo, non lo so, diciamo che ha cercato, se l'ha fatto, se l'ha fatto, è recitato bene, diciamo, recitato bene. Comunque, mi ha ingannato, se... allora se l'avesse fatto volontariamente non lo so, mi ha ingannato, non lo so, allora, Gabriele e poi Simone su Soddimo e poi rispondiamo rapidamente a due domande e chiamiamo Francesco Marelli. Soddimo, che ti devo dire, è entrato nervoso dopo 5 minuti, era lì che battibeccavo l'arbitro, si è preso un cartellino. Diciamo che nell'occasione dell'espulsione, io volontario o meno, non ho fatto niente per saltarlo, mettiamola così. Detto questo, poi cioè, lì si può star fermi, si può provare a scartare di lato. Lui è entrato in un contrasto che, cioè, oltretutto era in campo dove potevi tranquillamente tirare dietro la gamba, anche perché l'altro era già in stirata, quindi voglio dire, cosa ci fai su quel pallone? Io poi ripeto, il carattere ormai è quello, io me lo ricordo tempi di Frosinone, era sempre uno di quelli che quando ce l'avevi contro lo avresti voluto vedere volentieri in panchina, perché era una rottura avercelo contro. Ora ce l'hai a favore, bisogna cercare magari di limitare, soprattutto se trovi gli arbitri come quello di domenica, che a un certo punto ha cominciato a ammonire tutto quello che si muoveva. Quindi incredibile, davvero. Bisogna capire anche un po' il metodo di giudizio di chi c'è davanti, che purtroppo da arbitro a arbitro, da partita a partita cambia, e questo non va bene, perché ci dovrebbe essere comunque una linea più o meno guida da ricalcare più o meno fedelmente. Invece mi sembra che qui si vada a braccio a seconda dell'interprete. E poi un'altra cosa che ho notato, incredibile, cioè quest'anno l'arbitro non li fanno muovere, cioè noi, cioè l'arbitro della regione. Cioè, siamo andati a Benevento, ci stava l'arbitro campano, siamo andati a Cremona, ci stava l'arbitro lombardo, si va a Empoli, ci sta l'arbitro toscano. Cioè, siamo in spending review. O i limiti territoriali non servono. No, voi fateci caso. No, forse c'è la spending review. Guardate. Simone, tocca a te. Sì, no, va bene. Allora, io non sono d'accordo su alcune cose. Allora, la prima dico sì, è vero, può essere entrato nervoso o no, però secondo me un giocatore così sulla grinta ci vuole. Poi ha imbeccato la giornata sbagliata dell'arbitro, non ha imbeccato la giornata sbagliata lui, perché in quel momento l'arbitro ammoniva, come diceva Gabriele, qualsiasi cosa che si muovesse. Cioè, una partita che il primo tempo, non voglio dire una cavolata, ma aveva già fatto 5 o 6 ammoniti nel primo tempo, in una partita dove onestamente non c'era tutta questa cattiveria agonistica. Ho visto un arbitro che non ha tirato fuori perlomeno in due occasioni il secondo cartellino giallo, quindi ti dico, gestiscila meglio. Dall'altra parte, il fallo volontario o non volontario, però te arbitro non puoi guardare la mente della linea, di guardare cosa ti si presenta davanti. Ti dico, dal momento in cui vedi l'immagine in cui il pallone è attaccato quasi alla gamba del difensore, che guarda il pallone, che allunga la gamba e vai verso il pallone, non puoi giudicare un fallo così volontario. Il fallo volontario è quando il pallone è distante dalla palla. Detto questo, io, meno male che hanno fatto ricorso, spero che lo accetteranno, però onestamente non cioè, veramente l'ho visto male il cartellino rosso. Però la cosa che mi preoccupa è che si calca anche la protesta del giocatore, quindi non lo so, ho paura che questo sia stato scritto proprio ad alimentare il nervosismo del giocatore. Comunque, leggiamo un paio di commenti. Allora, va bene. Ah, ok. Allora, dunque, cominciamo con... Intanto Daniele Colucci è d'accordo con te. Dice, gente come Soddimo mi gasa, ne vuole altri 3 o 4. Miglio Sepicci chiede se verrà multato Soddimo, non ci risulta. Non ci risulta che venga multato, anzi abbiamo fatto anche la... Anche perché se fanno ricorsi... il ricorso, quindi non avrebbe molto senso multarlo, certo. Secondo me. Poi, Andrea Maggini, admin di Io sto con il Pisa, che salutiamo e ringraziamo, come sempre, per la condivisione. Soddimo deve imparare che l'arena, l'arbitro è già sotto pressione, lui è un cartellino facile, già pronto ed indiscutibile, è più utile in trasferta. Poi, Belli, sapete che fine ha fatto? Ci chiedono, ci risulta in rosa, ovviamente, però... Il punto è che Birindelli in questo momento ha scalato molto anche la gerarchia, quindi per adesso sì, si preferisce. Michele, però Belli. Scusami, permettimi di fare un appuntino, ma almeno 10 minuti ogni tanto. Cioè... Che ti devo dire? Non ha più bisogno nemmeno del cambio Birindelli, ormai non ha più nemmeno i crampi. No, quindi, ma non per finché Birindelli, può andare avanti Birindelli, secondo Belli me probabilmente Belli non aveva fatto male, poi è scomparso completamente dal panorama.
mi piacerebbe vederlo invece. Ma no? Piacerebbe anche a noi, vediamo. Sono sincera. Ci auguriamo che possa essere reintegrato in squadra. Potrebbe essere un'arma utile, perché a volte si colpisce troppo lato Lisi, e ormai ci studi chiaro un pochino, anche se lui ha fatto un Eurogol. Se tu colpisci un po' anche più dall'altra fascia... Ultimo commento, sì, no, ma sono d'accordo con te. Il problema è che secondo me anche D'Angelo lo chiarì più di un'occasione in conferenza stampa. Disse: ma perché non mettere Belli con Lisi? E lui dice: Belli con Lisi sono due giocatori che secondo me sono offensivi. Magari difendi meno. Capito? Ho capito. Forse con un 3-5-2 potrebbero giocare, quindi chissà, magari lo sta preparando. Ma si bilancerebbe troppo il Pisa in quel caso. Avresti tre giocatori dietro. Quindi. Comunque, ultima cosa da leggere: Sandro Fabrini, cosa pensa della squalifica di Sodimo? Tre giornate sono troppe. Comunque. Andiamo a telefonare adesso a Marianini, poi torneremo in campo sul prato di Finestra sull'Arena e parleremo anche di un'iniziativa molto interessante. Vediamo un po' se la regia ci ha messo in contatto. Luca, ok, grande regia, subito sul pezzo. Pronto? Sì. Ciao Francesco, benvenuto, e sei in diretta su Finestra sull'Arena. Ciao, buonasera a tutti. Allora, con noi ospite questa sera un ex giocatore molto importante nel panorama italiano, Francesco Marianini. Lunghissima carriera per te, hai vestito tante maglie anche toscane, l'Empoli in particolare. Ti è mancata proprio quella della tua città, di Pisa, possiamo dire. Ci sono andato vicino un paio di volte. Ecco, quando? Siamo curiosi di sapere quando, perché un'opinione ci avevamo, forse all'epoca Battini ci sta, è possibile? Sì, ma la più importante, diciamo, è stata prima di smettere, ecco, l'anno quando ho finito poi a Novara al contratto, ci sono state un paio di telefonate con l'allora direttore sportivo Pino Vitale, che mi conosceva bene perché l'avevo già avuto a Lucca e a Empoli, però poi non c'è stata l'occasione, diciamo, non ci siamo trovati e quindi è saltata quella possibilità. Sinceramente un po' mi è dispiaciuto, perché ho sempre giocato contro il Pisa ai tempi della Lucchese, ai tempi dell'Empoli, ma mai indossando la maglia del Pisa. Allora, qui con me naturalmente c'è Simone Del Moro, che ti conosce molto bene. Abbastanza bene. E quindi lascio un attimo il campo anche a Simone. Vabbè, intanto ringrazio Francesco del regalo che mi ha fatto, perché Francesco è una persona che è molto riservata e era un po' in dubbio, insomma, alla fine poi dopo mi ha fatto questo regalo di essere ospite questa sera. Lo ringrazio e lo dico apertamente, io con Francesco un'amicizia di cui vado fiero, me ne vanto, perché è una persona veramente fantastica, oltre che un collaboratore fantastico per il settore calcio a 7 Pisa, come per il campo di calci. Grazie, sì, delle belle parole. Allora, no, vabbè, io la cosa intanto che ti volevo chiedere, ecco, il Pisa affronterà l'Empoli, uno dei derby, poi alla fine magari meno sentito rispetto a quello di Livorno, però è pur sempre un derby. Quindi intanto ti vorrei chiedere un pochino l'ambiente Empoli, perché questo ambiente Empoli, insomma, nella storia è sempre stato un po' una piccola perla del calcio, no? Dove sono nati tanti calciatori, dove c'è un'organizzazione particolare, un bel settore giovanile. Sì, quindi, ecco, capire un po' questa realtà, ecco. Ma io ti posso dire, per quello che l'ho vissuta io, ma credo che anche se poi sono cambiate le persone, credo che poi la mentalità sia quella. È una piazza che ti lascia tranquillo, perché comunque non è una piazza importante a livello anche di tifoseria come può essere Pisa, e da giocatore è l'ideale, perché comunque puoi lavorare in serenità, quando non arrivano i risultati comunque non senti troppo la pressione, c'è un'organizzazione, una serietà a livello societario importante, lavorano benissimo sul settore giovanile. Quindi io ti dico, da giocatore non mi stupisco di tutti questi bei risultati negli anni che ha avuto la piazza di Empoli, perché c'è tutto per stare bene e per lavorare bene.
Tra l'altro, quando eri a Empoli, ora ogni tanto mi viene qualche ricordo delle cose che mi hai raccontato, ne parlammo proprio qualche settimana fa, no? In occasione del gol annullato, cioè che non convalidato, più che annullato proprio all'Empoli, sì. Che anche a te successe la stessa cosa. Sì, in un Torino-Empoli, che tra l'altro era il centenario del Torino, festeggiavano e... Un mio colpo di testa era abbastanza evidente che fosse entrato, però mi ricordo Barone la tolse dalla linea, ma non era la linea, era dentro almeno, poi dalle immagini si vede almeno mezzo metro, però non me l'hanno convalidato. Allora, ti faccio una domanda ovviamente più pisana, nel senso che, insomma, tu hai giocato praticamente, abbiamo detto, Empoli, Lucca, però insomma, com'è stato poi alla fine a livello sentimentale, magari qualche volta, immagino tu abbia seguito in passato il Pisa mentre tu giocavi per altre maglie, quindi insomma, anche a livello sentimentale, come la vivevi? Ma chiaramente c'è sempre stato legame, è la squadra della mia città. A me, ti devo dire la verità, risultava stranissimo giocarci contro. Per me erano partite che sentivo tantissimo e infatti spesso e volentieri non facevo neanche grandi prestazioni. Mi ricordo che tutti i miei amici, perché poi tra l'altro a calci c'è un covo di tifosissimi del Pisa, tutti i miei amici comunque durante la settimana che, insomma, che ci portava la partita, c'era sempre le prese in giro, venivano a vedere, insomma era una partita sicuramente particolare per i miei amici e per me, e quindi insomma erano partite sentite che ricordo molto volentieri, ma ricordo anche che erano piene di tensione, ecco, quello sicuramente. Io ti leggo un messaggio che ci scrive un'amica, Sandra, ci scrive: ti saluta Maria, ti saluta Bebe, sì, mio amico. Okay. Uno di quelli famosi tifosi pisani. Ok, perfetto. Poi c'è un altro, Dario Boldrini, c'è il grande Francesco Maria, Dario Boldrini, una bella persona, un abbraccio. Immagino che sia un altro, magari. Sono un po' di persone ci sono che ti salutano. E poi, che dire, tu hai giocato 5, se non sbaglio, stagioni in Serie A, no? Sì. Insomma, non sono poche, direi, non sono per niente poche. C'è un momento particolare che magari hai più a cuore? Qualcosa che ti... Ho sentito, mi è andato via la linea, comunque mi chiedevi un momento particolare dei 5 anni di Serie A. Esatto. Senti, ricordo con tanto piacere l'anno di Empoli in cui siamo andati in Coppa UEFA. Quello penso che sia la soddisfazione più grande, perché comunque raggiungere la Coppa UEFA in una piazza come Empoli, anche per i motivi che ti dicevo prima, è qualcosa di irripetibile probabilmente. E quando parti per salvarti e riesci a piano piano, insomma, togliti la soddisfazione di arrivare addirittura in Europa, quello credo sia stato l'apice della mia carriera in Serie A. Però una cosa te la devo chiedere, perché saranno 13 anni che me la chiedo, ecco. Ma è vera la storia del dito di Pozzi? Qual è il dito di Pozzi? È perché dice che lui aveva avuto un infortunio al dito e praticamente quell'anno lì non... in poche parole, non operandosi, ha avuto problemi per la vita, quindi ha detto che l'Europa per lui valeva un dito e non si è... Lo disse anche 13 anni fa in un'intervista, ora è passato tanto tempo, mi rendo conto, però... Sì, sinceramente mi ricordo che aveva questo problema, questo sì. Poi se lui l'ha detto vuol dire che è vero. Ora, sinceramente, passato degli anni, questa cosa non la ricordo era chiara, però sì, qualcosa del genere sì, c'è, sinceramente potrebbe essere. Insomma, è stato un bell'anno quello, voglio dire, culmine non solo della tua carriera, ma penso anche del percorso di settore che ha fatto l'Empoli, che insomma, diciamoci la verità, cioè a preparare settori giovanili, investimenti, e poi arrivare lì, credo che sia il massimo possibile, che poi quello che ci auguriamo
che un giorno possa accadere anche dalle nostre parti a Pisa, ecco. Chissà, sì, poi dall'esterno, poi chiudiamo, dall'esterno... Ah, tanto ti dico una cosa io. Tu magari non avrai vestito la maglia del Pisa in carriera, però io a Football Manager un paio di volte ti ho comprato, te lo voglio dire, quindi mi è capitato di comprarti a Football Manager. Però scherzi a parte, insomma, dall'esterno... proprietà Corrado, insomma, come ti sembra? Beh, sembra finalmente che la piazza di Pisa abbia trovato qualcosa, qualcuno che possa dare continuità e stabilità, quello che poi è mancata negli ultimi anni a Pisa. Credo che insomma stiano facendo le cose per bene, i passi giusti, consolidare piano piano la permanenza in B e poi provare piano piano a crescere. Cioè, la piazza di Pisa la merita ampiamente la Serie A, però purtroppo non basta la piazza, non bastano i tifosi, ci vuole una programmazione seria e una società che ha la possibilità di investire. Credo che piano piano negli anni possa essere la volta buona. Io sono in questo senso positivo. E una domanda per te da Saverio Bargagna della Nazione. Sì, ciao Francesco, forse ci siamo sentiti tanti anni fa, anzi un piccolo aneddoto. Noi tutti gli anni, facendo il calciomercato sulla Nazione, avevamo questo nome sempre da Saquino, lui Pinesi, che era un altro pisano che non ha mai giocato nel Pisa, Guarente. Un evergreen, tutti evergreen pisani. Sì, 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 che tutti in qualche misura. Io pensi tutti a Football Manager, anche Guarente, per esempio, lo ricordo. E poi c'era anche l'ala dell'Atalanta, che ora mi sfugge. C'era Shadogan, ma Shadogan era prima, forse qualche anno prima. Sì, poi c'era un po' di pisani, un po' di pisani. Esatto. No, invece la domanda che ti faccio io, forse ci servirebbe una finestra sull'arena apposita, ma secondo te il modello Empoli, quindi giovane, vincente, plusvalenze, eccetera, è replicabile in qualche misura a Pisa, oppure Pisa è una realtà completamente diversa e quindi dobbiamo cercare un altro modello? Anche perché recuperare terreno sull'Empoli credo che sia difficile. Ormai è dura. Tutto si può fare, tutto si può fare. Chiaramente, cioè, il lavoro dell'Empoli parte da lontano, parte da un centro sportivo che piano piano ha costruito, tutte le settore giovanile si allena lì, c'è una programmazione. Sicuramente le possibilità ci sono, però sai, da dire al fare c'è del lavoro dietro e ti ripeto, la possibilità c'è, però la strada è lunga, ecco, quello sicuramente è in dubbio. Simone? Sì, no, una domanda e un aneddoto. La prima domanda è, ritornando un po' alla partita di domenica sera, si affrontano un Pisa che ha fatto un mercato culato, che insomma sta facendo risultati positivi, e dall'altra parte invece un Empoli che ha cambiato praticamente mezza squadra e l'allenatore. Che tipo di partita può venire fuori da un mix di tutte queste cose? Ma io credo che l'Empoli abbia tanta pressione, perché comunque si trova ad affrontare una situazione di classifica probabilmente che non si aspettavano. E quindi la partita è delicata, lo è anche per il Pisa ovviamente, perché comunque le zone sono quelle, però conoscendo il campionato di B, che è molto difficile trovarsi nelle ultime posizioni in maniera inaspettata, è complicato, quindi mi aspetto una partita bloccata dove l'Empoli la proverà a vincere, ma anche il Pisa avrà le sue possibilità. E invece l'aneddoto è, se ti dico Lecce di Zeman dove hai giocato, quali incubi ti ricorda? Un'annata diciamo complicata, faticosa, però insomma era la mia prima in A, quindi ci sta un po' di fatica. Avevo davanti i giocatori come Giacomazzi, Dalla Bona, Ledesma, io ero la prima esperienza in A, quindi
si stava di soffrire, di giocare poco, non era prevedibile comunque insomma la pesantezza del ritiro e degli allenamenti di Zema, che mi hanno fatto vivere quella stagione insomma anche a livello mentale in maniera non proprio positivissima. Però diciamo che è stata tutta esperienza, perché poi, come ho detto prima, l'anno dopo sono andato all'Empoli e è cambiato tutto magicamente, quindi insomma probabilmente tutto il lavoro svolto in quella stagione, quando lo sono ritrovato la stagione successiva. Diciamo che i gradoni sono, non sono un mito, sono verità. No, quella è verità, proprio, non è una leggenda. Un'ultima cosa, poi non so se abbiamo un secondo. Sì. No, era solo che volevo ricordare che Francesco ha una realtà molto importante a Calci, che è quella della SD Calci, che ha insomma tantissimi, non so, ora poi ci direi quanti sono i bambini e i ragazzi che frequentano la scuola calcio. È una prima squadra, tra l'altro una prima squadra, una delle poche che è stata anche negli anni di giocatori di calcio che lo fanno col cuore, anche senza una vediamo cosa c'è. Sale dice 3 calcesani doc, Marianini, okay. Baroni e Colombini hanno dato i loro frutti nel calcio italiano, insomma direi che insomma una realtà importante quella che hai a calcio, Francesco. Sì, sto cercando di portare avanti un'idea che ho avuto da quando poi ho deciso di smettere, mi sono avvicinato a questa realtà che poi è il calcio dilettantistico nel mio paese, quindi ho cercato di migliorare un po' le strutture. Questo è il quarto anno in cui gestisco un po' tutto. Abbiamo circa 220 bimbi dai piccolini 2013-14 fino all'Alieri, poi abbiamo Juniores, la prima squadra che, come dicevi te, insomma siamo forse gli unici a gestirla in maniera con i ragazzi giovani, se possibile anche di paese, non diamo rimborsi a nessuno, giochiamo per il piacere di giocare per il nostro paese. È difficile, infatti tutti gli anni in prima categoria soffriamo, però secondo me è questo il calcio che dobbiamo fare a questo livello. Perfetto, direi che abbiamo visto tante cose. Francesco, ti ringraziamo. E grazie a voi. È stato veramente un piacere averti come nostro ospite telefonico a Finestra sull'Arena. Piacere mio, buona serata a tutti. Ciao, grazie. Ciao, Francesco. Comunque ringraziamo anche l'ascoltatore che ci ha scritto di Biagio Pagano. Perché era giusto, lui, giusto. Ecco, Biagio Pagano. Che voleva la signora Gentili, mi ricordo, che lei era proprio fissata con questo giocatore, sì. Mi disse l'abbiamo preso, poi non mi ricordo per quale ragione, si va nei meandri della storia, non mi ricordo più, ma era veramente un passo, giocava nell'Under 21, mi ricordo. Sì, in quelle anni. E mi ricordo anche che io e Biagio siamo cresciuti insieme, col fratello, quando dai tempi della parrocchia era con me, cioè l'ho conosciuti bene, e mi ricordo sempre il gol di Biagio Pagano contro la Roma, quando era la Sampdoria, mi sembra, che fece un gol spettacolare appena entrato, e mi ricordo sempre la telefonata della mamma che mi chiamò e piangeva. E Biagio è adottato pisano, perché in realtà le origini sono di giù, non sono di Pisa, però è cresciuto a Pisa, certo. È cresciuto a Pisa alla Cella. Esatto. Allora, torniamo in studio, parliamo di una iniziativa molto interessante, infatti chiedo poi anche alla regia di farcela vedere con il campione nerazzurro, ecco qua. Allora, di cosa si tratta Saverio Borgagna? Eccoci qua, allora, si tratta di questo, si vede si trova a vedere. Allora, praticamente tutti i giorni sulla Nazione, in cronaca locale, si trova questo tagliando che si chiama appunto campione nerazzurro. Cos'è di fatto? Di fatto è una sorta di pallone d'oro dove tutti i nostri lettori, tutti gli appassionati, tutti i tifosi invitano davvero a partecipare, possono scegliere il proprio giocatore preferito, ovviamente del Pisa di quest'anno che giochi in prima squadra, e votarlo. Cosa succede? Tutti coloro i quali voteranno, poi sarà composta così una classifica e andremo a premiare il giocatore che è stato più premiato dai nostri lettori. Quindi basta compilare questo tagliando, poi fra altre cose ci saranno importanti premi anche per chi partecipa. Quindi ovviamente anche per tutto, chi vota. Certo, per chi vota abbiamo del materiale, si può dire, insomma... del Pisa ufficiale, quindi voterò una decina di premi circa, quindi insieme più al vostro votate
più votate, più possibilità avete. No, più possibilità, facciamo proprio una chi vota di più. Chi vota di più. Se arrivo oggi prendo 100 tagliandi, potrei vincere la maglia verde del Pisa. Maglia verde o gialla, insomma, varie possibilità. E ovviamente poi sarete premiati col giocatore, quindi insomma, deve essere una bella soddisfazione, una cosa molto carina. Ovviamente tutto gratis, basta riempire questo tagliando con nome e cognome, vi chiediamo il numero di telefono semplicemente perché se vincete vi troviamo, altrimenti diventa complesso. Comunque è molto, penso che sia una cosa carina. Ogni tanto troverete sul tagliando per due, per tre, significa che questo tagliando vale come per tre. Ora dobbiamo votare anche la differenza sull'arena. Assolutamente. È un voto di tutti, vediamo un po', però siccome è un voto di redazione, per virgolette, dobbiamo decidere il nome, anche il nome di chi mettiamo come votante. Chi è il tuo? Masucci. Perfetto. No, il tuo? No, lo voglio dire io. Io rimango fedele a cosa ho detto lunedì a Saverio e dico De Vitis. Io invece dico Gucker. Allora vince Gucker, perché anche io dico Gucker. Grande! Non mi dispiace. Comunque, ovviamente, se uno manda 20 italiani, 20 italiani, 10 italiani, 5 italiani, può votare anche 5 giocatori diversi. Non è che stiamo a formalizzarsi su nome del lettore. Finestra sull'arena. Perfetto. La facciamo già una decina d'anni fa e vinse Carparelli. Ora io vado veramente indietro nel tempo. Fu molto carino. Effettivamente, comunque, Booker si può dire che in questo momento era un grande giocatore. Carparelli, Aurora, te lo ricordi? Insomma. Me lo ricordo benissimo, ha guidato il Pisa l'attacco, diciamo che l'attacco di quegli anni, e poi ricordiamoci anche la categoria, insomma, erano anni un po' particolari dell'era Battini, quindi insomma senz'altro era il fiore all'occhiello di quella di quegli anni. Una cosa, dove si portano questi italiani? Esatto. Italiani si consegnano in redazione a Pisa. Noi siamo al Lago Ciro Menotti, ci suonate oppure lasciate nella cassettina della posta che trovate giù, quindi non c'è nemmeno da suonare. Le potete portare in provincia a Pontedera, oppure domani trovate sul giornale, non è che non lo voglio dire, che non me lo ricordo a memoria, vari punti, c'è alcuni bar, alcuni parrucchieri ci hanno chiesto: guarda, ma se teniamo la cassettina anche noi, dice, poi le vengono a portare da noi. Quindi anche in provincia, per esempio a Ponzacco, dal parrucchiere Buti, che è su via Nazario Sauro, siamo d'accordo con la pasticceria di Pontassepio, ora mi fugge il nome, ma insomma ci sono vari punti in città, le trovate sul giornale, quindi se non siete di Pisa Centro e vi torna male vi potete appoggiare a loro. Ovviamente insomma noi siamo veramente contenti, più tardi ci arrivano più siamo contenti, è un gioco divertente, siamo d'accordo col Pisa, si vince qualcosa, è tutto gratis. Parliamo di Empoli Pisa, perché la chat ce lo chiede giustamente. Giusto. Allora andiamo ad arrivare a questa importante partita. Cominciamo dalla situazione biglietti, che poi di cosa c'è da dire della situazione biglietti, allora lo diciamo. Facciamo vedere l'articolo sui biglietti, regia, vediamo un po', è già pronta la regia. Allora, era partita il 12 febbraio la partita dei biglietti, subito aggiornamento dell'articolo, dopo 25 minuti, tutto esaurito. Non c'è stato modo, tra l'altro, di acquistarli per tanti pisani che volevano, 798 biglietti. In realtà io ho scritto buona notizia quando è stata data la venire, perché in realtà il GOS stava valutando anche la situazione della tifoseria pisana, purtroppo, e si pensava che poi la partita potesse magari non avere la tifoseria, soltanto tesserati, cose particolari. Alla fine fortunatamente i biglietti sono stati messi in vendita e devo dire che sono finiti in pochissimo tempo. È andata bene per modo di dire, perché poi insomma un settore che potrebbe contenere 3.000 ma appunto bene cosa è andato bene, onestamente c'è da capirlo, e soprattutto c'è da capire se eravamo considerati pericolosi cosa veniva fatto. Ce ne davano 12 di biglietti, cioè, ma potevano mettere la trasferta aperta solo a chi, ma scusa, ma sono pochissimi i biglietti che ci hanno dato, è una cosa ridicola. È vero che noi non ci possiamo lamentare, secondo me 500 andiamo a disposizione tutte le domeniche, tutti i sabati, agli altri. Ma potremmo anche lamentarci di meno noi. Cosa è capitato allo stadio di Empoli lo scorso anno, quando c'era Cristiano Ronaldo, c'era la gente da in collo uno sopra l'altro? Ci sono dei lavori. Okay. Quindi comunque io penso che l'Empoli come società ci avrebbe dato non c'entra l'Empoli come società, questo credo. C'è una scelta di altri legata al passato. Allora, guarda, siccome ci chiedono un argomento importante sul fatto dei biglietti, però è
in realtà va un po' oltre il discorso dei cespugli. No, c'è poco da dire, perché è una situazione grave per i tifosi, è stata processi, battaglie legali. No, guarda, ci rido perché mi ricordo ancora quella drammatica domenica, era una domenica, vero? Sabato. Era un sabato sera. Sabato sera. Sabato pomeriggio. Vabbè, pomeriggio. Era 18. Sì, 18. Era alle 16, sì, sì. Ah, mi ricordo anch'io mi ricordavo un po' più tardi. Mi ricordavo il buio, quindi magari... Fu una veramente una domenica surreale, perché questo agguato, io lo definisco agguato. Agguato, poi, senza stare a entrare nel merito di come si è sviluppato, ecco, io penso che i tifosi pisani hanno pagato parecchio per una cosa veramente surreale. Abbiamo letto tutti poi i metodi con cui sono stati, no, trasportati a Firenze, tenuti senza a ore, insomma, senza appunto dire, fare, poter telefonare, cioè proprio come quasi imprigionati. Io ritengo che sia stata una cosa molto grave, ma non solo per il calcio, io penso per il paese. L'altro... Quindi c'è, cioè, una pagina francamente che mi è ancora molto poco chiara, e mi dispiace per chi si è trovato nel mezzo, che tra l'altro la cosa singolare è che io veramente 10 o 15 minuti prima mi trovavo nello stesso punto e sono passata nella stessa zona, e semplicemente la mia fortuna è stata aver anticipato ed essere entrata 15 minuti prima, perché se no mi sarei trovata magari invischiata in vicende poco chiare, che magari una giornalista diffidata. Scherzi a parte, eravamo noi tre. Empoli insieme, ecco, esatto. mi ricordo proprio questo episodio, eravamo in tribuna stampa, però noi andammo lì e in macchina, e ricordo che fummo fermati o comunque parcheggiammo, e c'era questa camionetta di polizia, sì, dei carabinieri. Andammo a prendere, andammo a mangiare, ci dissero in malo modo di levarsi di lì il prima possibile. Che noi, infatti, dicevamo: ma mangiamo un boccone e andiamo via. Cioè, sì, non è, sì, che... me lo ricordo. E c'era una tensione che non era nemmeno. Ma era giustificata, considerando che 15 giorni prima con Novara 9.000 persone non mi sembra fosse accaduto niente di che. Poi, insomma, da Brescia non è che vennero 7.000 tifosi del Brescia, vennero qualche centinaio, quindi insomma mi sembra stata una cosa, diciamo, gestita male, proprio per edulcorarla al massimo. Comunque il discorso dei biglietti, ora a prescindere dall'episodio di Pisa-Brescia, che quello è ancora un altro discorso, tutta questa ambaradan dei biglietti, degli orari, mi sembra sia tutto parte di un disegno ben prestabilito, che è quello di farti smettere di prendere la macchina e di farti prendere il telecomando, cioè, e questo è il giochino, perché comunque la voglia è quella di scoglionare il povero disgraziato che vuole prendere e andare, è la verità. Cioè, io non è che abbia problemi a dire le cose, perché, cioè, ho solo una mente poco logica può concepire partite a Benevento la domenica alle 9. Esattamente così, visto che i pisani ci vanno lo stesso, per inquadrature vengono meglio, perché almeno sono pieni i settori ospiti, mentre altrimenti inquadreresti sempre il vuoto. Ma non va bene nemmeno quello. Quindi, per assurdo. Perché anche lì cosa fai? Per impedire quella cosa lì non ci vai, così almeno vedono il settore vuoto, allì hai vinto lo stesso. Hai già parlato con un collega di una mezza chiacchierata, ma cosa è emerso dall'ambiente? Sai, ora sono un po' più convinti di 20 giorni fa, dove erano sull'orlo del suicidio, perché insomma la scelta di Marino era veramente l'ultima spiaggia, cioè quella di per provare a ritirarsi una stagione. Poi lì c'era un po' la fobia cremonese, no? Di dire, è dall'inizio dell'anno che ci dicono che noi la Cremonese e lì non ci dobbiamo stare, però è dall'inizio dell'anno che ci sei. Quindi insomma fai anche fatica poi a crederci, però loro, a differenza della Cremonese, secondo me ci hanno creduto, e come mercato, perché se possibile hanno rafforzato la squadra. Nel mercato hanno sfatato quel detto che si dice: quando la squadra non va non puoi cambiare la squadra, cambia allenatore. No, loro hanno cambiato anche la squadra. Un momento sembrava shopping compulsivo, 7-8 giocatori, Ciceretti, sì. Tutino, Lamantia, tutto bene, si muoveva, loro prendevano. Però hanno preso un allenatore che ha un pedigree, una storia, ha uno storico di squadre allenate anche bene, insomma, allenato il Palermo, allenato il Catania, allenato l'Udinese, oltretutto ottenendo risultati e facendo anche un ottimo calcio.
sono reduci da una vittoria importantissima, perché vincere a Cittadella non è mai semplice, è un campo difficile contro una squadra che è da anno delle migliori della B, e questa per loro è la cartina tornasole di questo momento di progresso. A livello tattico Marino è abbastanza un integralista del 4-3-3, oltretutto lì c'ha degli interpreti meravigliosi, perché Tutino, Lamantia, Mancoso, cioè c'ha tutti i giocatori. Io mi sono preso Ciccoletti e Lamantia dal fantacalcio. Speriamo solo che che questa volta, perché ricordiamolo che all'andata hanno avuto la vittoria dell'Empoli, è stata avuta per l'ennesima volta da un giudizio dell'arbitro pessimo, perché comunque sia che c'era fallo su Masucci e quindi è stato un giudicare male quel tipo di fallo, e poi oltretutto il buon senso di un arbitro: sei in parità, manca un minuto alla fine, c'hai un fallo anche dubbio davanti, lo fischi, finisce in parità, tutti contenti negli spogliatoi. Cioè lì è anche la gestione mentale di un arbitro che non ha esperienza in questo senso, quindi speriamo che perlomeno questa partita, che secondo me si prospetta una bellissima partita come lo fu quella dell'andata, non sia rovinata veramente per l'ennesima volta dalla terza squadra in campo. Hanno Ricci in forse, c'è l'infortunio, secondo me hanno Ricci in forse, dovrebbe Castula, ci dicono che più che in forse sia più, molto più che in forse, quindi non dovrebbe proprio giocare affatto. Pisano Ricci. Allora, invece parlando un po' dei motivi, qui vado invece da Simone. Allora, Pisa che ha un po' di scontri diretti da migliorare, fondamentalmente, no? Con l'Empoli, Livorno, Cosenza, 0 punti fatti, con invece la Juve Stabia 4 punti, con la Cremonese 6, con insomma, punti da migliorare sicuramente, con 14 punti dei 30 del Pisa sono comunque fatti da scontri diretti, ma si può fare di meglio. La salvezza passa dallo scontro diretto? Le salvezze passano anche dagli scontri diretti. Il Pisa paradossalmente ha fatto meglio con le grandi e peggio con quelle dietro di lui. Questa è una cosa da migliorare sicuramente, anche perché paradossalmente è preferibile pareggiare con una squadra importante come fatto col Benevento, ma vincere con le squadre che poi magari te le ritrovi all'ultimo dietro col fiato sul collo per cercare un po' di staccare, soprattutto in una classifica molto equilibrata come questa, gli scontri diretti diventano poi così importanti, perché comunque in una classifica così equilibrata rischi che veramente arrivi in fondo e la corsa è sul photo finish per salvarti, quindi quei punti sono importanti. Il Pisa a questo tipo, cioè con le squadre che giocano a calcio, il Pisa si trova bene, perché gioca a calcio, perché D'Angelo dà un'impronta di gioco importante al Pisa. Quando si trova con le squadre che giocano meno a calcio e pensano più a calciarti o a in qualche modo evitare di farti giocare, il Pisa fa fatica. È per quello che dico, invece secondo me un giocatore come Sodimo in questo momento è importante con quelle, perché a centrocampo è quel giocatore che in qualche modo dissesta la squadra avversaria, una squadra avversaria che ti può fare in qualche modo muro, lui un pochino fa da apripista. Ecco perché io sono stato contento dell'arrivo di Sodimo, perché è un giocatore che ti mancava come il pane, un giocatore così, anche a livello caratteriale. Allora, voglio chiedere a Regina di comandare un attimo in grafica una cosa, prima di farla un altro tema, questo lo chiedo invece a Saverio. Beh, diciamo che la famiglia Birindelli con l'Empoli, altra partita, c'era un po' a che fare. Parliamo di Alessandro Birindelli, che fece un partitone, forse l'ultima vera buona partita che ha fatto Alessandro Birindelli con la maglia del Pisa nel 2008-2009, nel 3-0 fatto nelle azzurre. Ti ricordi chi segnò, Gabriele? Dunque, rigore di Buzzecoli, Joelson, Gasparetto. Vabbè, su cross di Birindelli. Bravissimo, fate bene. Cross di ragazzi. Io ero lì. Io, anch'io. Ero in curva, tra l'altro. Anch'io. E fui travolto dall'esultanza. Una delle più belle partite di quell'anno. Grande partita. Poi, c'era Sergio Baldini anche, perché ci illuse. Sì. Che potevamo essere grandi anche quell'anno, dopo l'anno prima. Esatto. Quest'anno c'è Samuele Birindelli, che è il vero giovane veterano, no?
101 presenza, sono tante, sì, oltre 100 presenza. 2 del 99, quindi penso che se non, se non sia quello che ha più presenze del 99 in Serie B, in poco categoria. Ci manca, probabilmente è lui. Il giocatore che secondo me Soddimo, io sono completamente d'accordo con quello che diceva prima il nostro Simone, un altro giocatore che ci sta mancando soprattutto in casa è secondo me Marconi, sì. Perché con Marconi abbiamo fatto una statistica ieri, fra altre cose il pezzo fatto proprio te Michele, io la vado a leggere, sembra che se no non me lo ricordo, però con Marconi in casa ha fatto 2 punti a partita, senza Marconi ne ha fatti 0,33. Quando Marconi è subentrato hai fatto 1 punto a partita, quindi è stato decisivo anche subentrando, anche subentrando, perché bene o male ha fatto l'assist con la Juve Stadium, e domenica non ha fatto gol, ci è andato vicino, molto vicino. Il Pisa ha fatto gol quando c'era lui in campo, può essere una fortuna, ma intanto lui c'era e prima non avevi fatto gol. Quindi noi ci abbiamo Batman, che... no? E voglio chiederti quella cosa lì, però il Livorno ha comprato un altro giocatore, sì. E oggi infatti c'era Robin, però si chiama Robin di nome, Simovic di cognome, Simovic, insomma giocatore olandese se non sbaglio, giocava in un campionato importante, Robin Simovic. Ma noi che ci interessa di Robin, ci abbiamo Batman, facciamo vedere la grafica Batman testa porta, questo fotomontaggio fatto qualche tempo fa, quindi sicuramente Massimo Boa sarà contento di questo. Marconi 10 gol, il primo Iemmello con 17, ma è terzo in classifica marcatori, quindi c'è comunque, e rimane sempre terzo anche per lui, certo, perché poi c'è Galano con 11 e poi tutti a 10, una serie di giocatori tra cui Marconi è in doppia cifra e può comunque rientrare e cercare di puntare, perché poi insomma se fa il trend che ha fatto è svedese, ma basterebbe svedese. Le doppiette che ha fatto nelle ultime volte recupera anche in classifica, cioè anche a livello personale gli stimoli ce l'ha sempre per poter levarsi qualche Svezio e croato, sia svezio che croato, io sono proprio croato, però vedi, in realtà vado, cioè ho detto olandese perché mi ricordavo che aveva giocato in Olanda, però non. Ma scusa, ma a noi cosa ce ne frega di lui? Comunque, niente, perché lì, no, era per capire perché è nervoso. Simone ha ragione, è esattamente così. Ci sta mancando, soprattutto in casa. Speriamo che domenica invece fuori i timbri, il cartellino. Certo, è interessante con chi gioca. Sarebbe interessante anche vedere il video dietro Chiarmasucci oggi, lo levi male. Un bel video però... Marconi, però sarebbe anche una novità, chi lo sa. Io Marconi Masucci non li toglieresti mai, sono proprio insuperabili insieme, sono ben assortiti, anche se Masucci pure se qui, col Soddimo squalificato può fare anche il trequartista. Qui vediamo una grafica preparata dagli amici di Liberato il Pisa, cari amici che ci condividono sempre l'exit poll, sono praticamente le proiezioni nel trend delle ultime 6 giornate e delle ultime 10 giornate su quella che è un po' la classifica. Vedi, Pisa le ultime 10 giornate potrebbe arrivare a 4,50, quella delle ultime 6 potrebbe arrivare a 4,45, la media salvezza è quella lì, non dice quanto sarebbe la media salvezza attualmente Pisa 1,30, esatto, di punti, quindi in realtà sarebbe salvo con tutti gli scongiuri del caso. L'anno scorso la media punti più bassa degli ultimi 10 anni per salvarsi, quest'anno credo che andremo molto vicini alla media più alta del 2009-2010. Dipenderà qui che il Venezia, secondo me la cartina tornasole di questo ragionamento qui sono Venezia e la Juve Stabia e anche la Cremonese, perché se la Cremonese rimane inchiodata lì, la Cremonese rimarrà più o meno fra il terz'ultimo e il quart'ultimo. Bisogna ricordare che il regolamento impone che per chi ha più di 4 punti di distacco tra la 17ª e la 16ª non ci sarebbero a quel punto i play-out. Oggi ci sarebbe per un punto. Oggi sarebbero per un punto. Livorno ha buone possibilità, giudicando di fare play-out. La proiezione. No, di salvarsi. Ah, vabbè. Cosenza ha cambiato allenatore, non c'è più Braglia. È la terza volta che Pillon subentra a Piero Braglia. Sì, tanto in Cosenza c'è uno sconto dietro, perché credo che sia con Livorno. Infatti. Io ho visto un bel Cosenza quando venne qua, vuol dire che poi non è riuscito a raccogliere quello che ha fatto vedere qui. Ma io più che un bel Cosenza ho visto un brutto Pisa, magari. Un brutto Pisa, ma a me Cosenza non mi ha... Ma riuscì a irritirci, era una delle poche squadre che è riuscita a non farci giocare. Indovinarono la partita Mashak e Baez dietro la punta, ti fecero male per 20 minuti, ebbero la fortuna di trovare 3 gol,
però sono sicuro, dice, non c'è l'autoprova, te fa buttare dentro a 20 minuti alla fine di guerra Moscardelli. Sì. Nella situazione in cui erano loro, che non vincevano da una vita, la paura che avevano, senz'altro, e sì, con lo stadio che si stava trasformando nella Borgia, che è quando c'è quelle situazioni lì, sì, sì, sono convinto ci avrebbero levato le gambe. Allora, l'arbitro della partita che ci chiedono è Manuel Volpi, se non sbaglio, che quest'anno ha arbitrato Pisa Spezia 3-2. Sì. Tra l'altro è uno degli arbitri con il maggior numero di cartellini gialli a partita, cioè ne ha, ne ha fischiati 9 con Salernitana Chievo con 2 espulsi, 2 in Empoli Cremonese con un espulso, 9 in Juve Stabia Pescara con 2 espulsi, è severo, via. 5 con Pisa Spezia e un espulso. Le ultime 2 gare che ha fatto sono 8 gialli in Empoli Salernitana e 5 gialli in Ascoli Frosinone. C'ha il cartellino facile, ma possiamo dire così. Dipende come ammonisce, cioè se ammonisce a caso come quello di domenica sono tutti cartellini gialli sprecati, se la condotta è tale per cui necessiti di cartellino giallo. La partita con lo Spezia mi sembra di ricordare la tenne bene, e non mi, è stata una delle poche dove non ci ritroviamo qui poi a parlare dell'arbitro, ed è la seconda con meno numero di cartellini che lui ha arbitrato quest'anno. Sì, quindi insomma tutto era un derby anche parecchio sentito, una partita anche con quell'andamento strano. Ma l'importante è che segua una linea comune per tutta la partita, cioè io lo dico sempre, non so, gli episodi ti fanno arrabbiare, ma fa arrabbiare quando il metodo di giudizio cambia continuamente. E domenica ma cambiava. Ma anche per i giocatori stessi, cioè anche per i giocatori stessi che comunque tarano, no, tra virgolette, il modo di stare in campo anche in base all'arbitro, ma se tu cambi sempre metodo, a parte che non è giusto a livello tecnico, ma poi non puoi nemmeno anche te giocatore sei un po' sfalsato, non lo so, boh, speriamo, ecco, l'unica cosa è quella, vediamo, io l'ho detto anche prima, incrociamo le dita e speriamo che questa volta le squadre in campo siano due veramente. Comunque ricordiamo, leggiamo qualche commento, Massimo Bova dice la salvezza passa dalle partite in casa, è chiaramente contento anche per il Batman che abbiamo fatto vedere prima, e dice 50 punti per lui salvezza sicura. Ma speriamo che ne bastino un po' meno, più ne facciamo però meglio è. A Michi abbiamo già risposto con la tenna arbitrale, che così effettivamente poi abbiamo visto è svedese e serbo il croato giocatore. Sì, svedese e croato il giocatore del Livorno. Sbagliamo serbo un croato, se no sì, poi si arrabbia Ivancioni. Oltretutto. Sarà Ivancioni che salutiamo, che era già in diretta anche con noi in chat prima. Allora, momento verso la chiusura della trasmissione, Aurora. No, volevo dire, mi chiedi se domenica vado. Domenica vai? Sì. No, sarai tu. Da una posizione privilegiata. No, ma da una posizione privilegiata. Dove vai? Non mi dire che vai nello skybox. Sì, caro. Non ci posso credere, signora. No, vabbè, vado. Raccomandata. Sì. Un po' raccomandata, ho delle conoscenze importanti, per cui mi vedrò la partita dal campo. Che vergogna. E quindi vi saluterò. No, vabbè, una volta che posso approfittare di questa posizione di privilegio. Quindi non voglio dire nulla, ma insomma me la vedrò molto bene questa partita. Giusto. E vuoi che ti dica il mio pronostico? Ora ci arriviamo. Okay. L'ultima cosa sono, abbiamo detto, scontenta migliorare. Sì. Abbiamo detto tutto. Io voglio dire una cosa, che questa giustizia sportiva mancava. Se piangere o ridere di quello che è venuto fuori, perché Petroni ha avuto un deferimento, quindi è stato punito, no? Nonostante, cioè mi fa ridere perché stiamo punendo uno che nel calcio non ci dovrebbe nemmeno essere, eppure è stato punito, però attenzione perché rischia l'inibizione proprio da incarichi federali, quindi forse riusciamo a capire che forse nel calcio non ci deve stare, però vedremo. Comunque, io rimango allora un'altra cosa che chiedo alla regia è di fare vedere un po' le dichiarazioni che ha detto Corrado ultimamente in una conferenza stampa che c'è stata per il Walking Football. Due i temi affrontati da Corrado, con il rinnovo di D'Angelo, quindi l'ha definito amore reciproco, e per lo stadio ci faremo trovare pronti per il PEF, che è un altro tema, ormai siamo caldi, tra poco finisce l'iter burocratico e inizia davvero la partita dello stadio, eh? Che ne pensate di questo stadio, Saverio? No, è interessante perché ora qui arriviamo al momento decisivo dove si scoprono le carte e vediamo
Certo, si arriva al dunque. Si arriva al dunque, è evidente, cioè non voglio di banalità, ma è evidente che lo Stato si farebbe fare quel salto di qualità. Salto quando di... prima ho chiesto a Marianini se era replicabile il modello Empoli, perché secondo me in qualche misura non è replicabile a Pisa, secondo me, cioè bisogna trovare altre formule che non necessariamente sono quelle, perché i tempi di Pisa non sono quelli di Empoli, quindi le strutture di Pisa in questo momento non sono quelle di Empoli. Lo stadio ci farebbe fare un percorso diverso, magari da quello dell'Empoli, ma sicuramente un percorso che ci permetterebbe di fare un'accelerazione importante. Direi che dal punto di vista tecnico la squadra è cresciuta col mercato, i rinnovi in questa settimana, è chiaro, no? Quando ci concentriamo sull'Empoli è chiaro, perché poi il momento è quello, però a te ha dato un colpo col mercato, un colpo al presente, con D'Angelo e il rinnovo di D'Angelo e di Gemmi ha dato un colpo al futuro, quindi te ti stai proiettando tecnicamente, sei fra virgolette, speriamo, facendo le corna, gli scongiuri, sei fra virgolette a posto. È chiaro, ora si apre questa partita, che è la partita poi che ti fa cambiare davvero, davvero tutto. Quindi ci auguriamo che davvero il Comune è pronto, che sia pronto il Pisa. E sì, vediamo. Anch'io, anche a me vengono in mente le parole di Marianini, che ci ha detto prima della Coppa, non di arrivare e a disputare partite importanti, certo, con le condizioni, col nuovo stadio che anche noi un domani avremo, e che ringrazieremo tutti coloro che si sono adoperati, quindi aspettiamo, perché ancora non abbiamo ancora iniziato, ma diciamo ci sono tutti i presupposti. Il Pisa davvero potrebbe proiettarsi in anni importanti nel calcio, senza porsi limiti davvero di raggiungere vette importanti. Sarebbe il coronamento di un sogno per tanti di noi che seguono questo Pisa da svariate decine di anni. Ma non so, io penso che lo stadio, e qui dico una frase forte, io penso che lo stadio nuovo può essere veramente l'inizio anche di una maturità diversa della piazza stessa, cioè proprio dell'ambiente totale Pisa, tra società, tifoserie e tutto, perché è un qualcosa che ti fa fare un salto di qualità comunque. Okay. Te sei sicuro di questa cosa qui? Beh, guarda, no, perché se mi dà la garanzia prendo la calzuola e li vado a dare una mano anch'io, guarda. io penso di sì. Se funzionasse così. Io penso di sì, perché no, secondo me poi cioè, comunque avere uno stadio, cioè fare dei passi avanti qualitativamente ti porta a migliorare, perché comunque è come ti posso dire, come uno che ha un negozietto e vende panini così e poi fa il salto di qualità e apre un grande ristorante. Salto di qualità, no? Anche giornalistico, Saverio, se si costruisce lo stadio nuovo noi faremo una diretta giorno dopo giorno dal cantiere. Ah, sarebbe bellissimo. Ovviamente mi sembra il minimo. Faremo una finestra H24 dal cantiere finestra dell'arena. Sull'arena in divenire, dai. Noi faremo il cantiere sull'arena. Il cantiere sull'arena. Bellino, sì. Come le persone anziane che vanno a vedere i cantieri con le mani dietro la schiena. Beh, mi sembra come vedere, no, per il futuro. Questa cosa diceva Gabriele che è interessante, perché secondo te... Cosa? Non è detto che stadio uguale salto di qualità. No. Lui è un auspicio, qualità dice. In generale, no, lui parlava di mentalità della piazza, detto okay, io, okay. Insomma, mi viene leggendo 20-30 persone, più che uno stadio ci vuole una città intera da ricostruire. Va bene, però poi logicamente ci sono anche... Lui fa riferimento a qualche da un punto di vista sportivo, è un rigore a porta vuota, cioè è chiaro che... L'ha detto prima Marianini quando parlava del calcio, parlava lui, il primo investimento ha fatto l'ha fatto sulle infrastrutture, cioè è banale. Uno stadio dove poter far allenare tutte le squadre giovanili, avere un confronto magari fra i tecnici che magari si possono anche incrociare tutti i giorni e scambiarsi delle idee di lavoro, cioè sarebbe una svolta epocale. Infatti il nostro Claudio in chat dice: se lo stadio va in porto cambia tutto. Penso l'unica cosa ci vuole, siccome secondo me ci siamo vicini, però ci vuole calma. Poi lo fanno tutte le cose nella vita, quando poi sei vicino all'obiettivo ti viene l'ansia, ma soprattutto invece io ci vuole calma. Vi prego, mi rivolgo a molte persone che qualche volta erano sempre a caccia di qualcosa. Non cominciamo a tirare fuori bufale del tipo ma ha detto il cugino dello zio che non si fa perché qui è per favore. Dicevo di lui della mentalità, capito? Non dice cambierebbe per tanti, sì,
ha ragione. Ma io penso per il 90%, poi un 10%, un 20, 15% lasciamo che sia così, cioè esiste in tutte le piazze, va bene anche così. Mancherebbe altro, è un po' come nelle scuole, nelle classi, c'è pochi bocciano. Sì, per amor di... sì, lo so. Comunque, non tutti passano. Lo so, però quelli rimangono a 10, qui invece c'è vabbè, qui mi sembra belli e brutti passano tutti, sia la... Vabbè, dai. Allora, invece chiedo, o meglio, siamo arrivati al momento topico, quello che piace tanto a Aurora, quello del pronostico. Ah, pronostico. Io sono per un 2-1. 2-1 per il PIS. Ovviamente. Quindi 1-2. 1-2. Simone Del Mono. Mi hai rubato l'idea. Io lo so cosa stai per dire. Io vedo un 1-1. Non è facile, non è facile. Lo volevo dire anche io un pari. Però ormai l'ha detto. Io dico 2-2. Io dico 2-2. Anche se penso... Secondo me questa è la gara più difficile del mese, non dico altro. Gabriele. 1-1 anch'io. Aurora, attenzione! Attenzione, potrei attenzione! Prendere il volo. Oppure prendere un'altra cosa. Potrebbe esserci il mio sorpasso. Io spero di no, spero che tu... Perché com'è la classifica? La classifica vedete, Gabriele ha 23, Michele che sono io a 19, Aurora a 16, siamo a 16. E ora tocca naturalmente all'ospite che fa la classifica a te, che fa la classifica a sé... Saverio. Ma perché, senti, a Cremona abbiamo vinto all'ultimo minuto, ma perché un po' succede un'altra volta? Facciamo 1-2 per noi, dai. 1-2 all'ultimo, scrivo all'ultimo minuto. All'ultimo minuto. 1-2 all'ultimo minuto. Ma perché no? Ma perché, cioè, ragazzi, siamo a... Cioè, no, perché cioè, bisogna sognare, no? Cioè, qui, siccome siamo in un gioco a questo punto, siamo in un gioco. In gioco sogniamo. Se sogniamo, ragazzi, sogniamo almeno nel gioco. Almeno nel gioco. D'accordo. Poi, se bisogna parlare seriamente, è una partita difficile. La più difficile del mese, ma si gioca, giochiamo. Io spero che Aurora prenda il live in classifica. Vabbè, grazie, una grandissima soddisfazione. Abbiamo anche tre commenti. C'è Checco, dice, si vince 14-15 con tripletta di Marin all'ultimo secondo. Massimo Bova fa 1-2, Batman Robin, che domi presumo sia Masucci. 2-0 Sandra Fabbrini, Secco, tutti ultimo, all'ultimo minuto. Tutti allora, a tutti piace mancare due, cioè, mi sa che è rimasta il gol di Frattesi via la gente, anche a me. Sì, credo che sia rimasto un po' sulla digestione. Comunque, se è decisa l'altro giorno con la Juve Stabia, ha preso gol all'ultimo. Con la Cremonese si è fatto gol all'ultimo. A momenti Vignato fa gol all'ultimo secondo con Guke. Ci avevamo fatto un po' gusto nell'ultimo mese. O non gusto, dipende un po'. Invece sì, io. Vediamo, dai. Chiudo il monitor, perché è arrivato il momento dei saluti. Ringrazio Saverio Bargagna di essere stato con noi. Grazie a voi. Insomma, domani. Che cosa troveremo sul giornale? Può dire qualcosa? Mi sa che... lo sai, l'hai fatto te la... era un autolancio. No, va bene. Abbiamo fatto un'analisi, appunto, come sul cammino con le piccole e poi parla con Antuono. Insomma, dai, non finiamo tutto. Non diciamo mai, no, qualcosa abbiamo fatto, interessante. Va bene. Vediamo domani. Domani, insomma. Tagliando, mi raccomando, votate calciatore nell'azzurro del 2020. Intanto noi ringraziamo di Savè, abbiamo detto. Grazie a voi. Aurora Martinti. Saluti a tutti, Pisa 24. Simone Del Moro, settore calcio a 7 Pisa e CS. Un saluto a tutti, naturalmente ricordo il sito calcio7pisa.it e vi ringrazio di aver chiamato il mio amico Francesco Marianini, perché è veramente un grande collaboratore anche del settore calcio a 7. Fatemi salutare una mia amica. Certo. Simona, ciao, grazie, che ci segue sempre. Una grandissima tifosa. Gabriele Bianchi, domani a Rete Unificata l'intervista a Marianini. Yes, e poi si incomincia a proiettare verso Empoli. Yes. Ringraziamo alla regia Luca Funel, eccolo qui. A volte ritorna. Nel selfie dopo la trasmissione stavolta verrà anche lui. Colpo di scena, attenzione. Poi ringraziamo Dev Italia, producer della trasmissione, Sesta Porta, chiaramente anche i gruppi che ci condividono settimanalmente, quindi Pisa Olé, liberato il Pisa, io sto con il Pisa, Pisa Sporting Club, Pisa Nell'Azzurra, Inversilia, tutti quelli malati del Pisa e Jack Pisa, tutti quelli che ci condividono. Noi vediamo appuntamento a giovedì prossimo, andremo alla puntata numero 91, saremo a 9 puntate
dal numero 100. Oggi è la puntata della paura, ragazzi. Oggi no, Michele, dobbiamo pensare qualcosa per la centesima puntata. Chissà, ci inventiamoci qualcosa. Tanto come il gol 91esimo, come il gol di Birindelli con l'Empoli. Attenzione, okay. attenzione. E noi con questa rivelazione shock, no. con questa palla sfera di cristallo, vi salutiamo e alla prossima puntata.